c'è una strategia che il governo ha messo in campo nel momento nel quale il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inserito la delega e la scelta dell'utilizzo delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza insieme a quelle della politica di coesione e del Fondo di Sviluppo e Coesione. Sono misure di intervento che puntano alla strategia complessiva che il governo sta mettendo in campo anche su questo tema. E questo tema, quello della demografia, è un tema centrale. Il ministro Roccella con questa iniziativa sintetizza in modo molto chiaro qual è il livello di attenzione del governo, anche la presenza oggi dei rappresentanti della Commissione europea, ma anche di diversi ministri e del Presidente del Consiglio, testimonia che per noi questo è uno degli obiettivi prioritari. All'interno del PNRR e all'interno anche della politica di coesione esistono delle misure che noi stiamo mettendo in campo che possano avere un approccio corretto, anche e soprattutto guardando al tema delle aree interne. Vorrei ricordare che l'Italia è un paese dove il rischio spopolamento rappresenta certamente una delle questioni fondamentali sulle quali impegnarsi, soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree interne, e che il governo è al lavoro per una strategia sulle aree interne proprio per andare incontro a questo primo tipo di risposta.